Buonasera Presidente Ferrarese, Luigi Abbate e Massimo Battista, siamo in diretta Facebook. Intanto la ringraziamo per la disponibilità che ci ha dato, le ruberemo soltanto alcuni minuti, non di più. E allora Presidente, intanto i saluti. Buonasera Presidente, Commissario. Presidente, i tarantini fremono e come prima domanda le poniamo ovviamente una domanda, come dire, scontata. Che tipo di stadio avremo? Una ristrutturazione dell'attuale Jacobone o questa fantasia sciorinata in campagna elettorale e poi alla quale si era attaccato, come dire, follemente, fra virgolette, il sindaco Melucci, cioè il nuovo stadio da 16.000 posti? Mi dicono che forse non si sente bene, mi avvicino qui, vediamo un po'. Prego Presidente, prego Commissario. Dicevo, per rispondere a questa domanda devo prima avere, ci sono i tecnici che stanno elaborando una relazione. Solo quando sarò in possesso di questa relazione. Presidente, mi perdoni, ci sono dei problemi di audio. Prego, prego. Oh, gentilmente, prima che parli il commissario, possiamo dire che ci sono. Allora, ok, scusi Presidente. Si sente ora? Sì, sì, le mani là. Bene, allora prego, prego commissario. Dicevo, soltanto quando avremo la relazione da parte dei tecnici che hanno fatto il sopralluogo, potremo dire come stanno le cose. Per il momento, senza la relazione, non potrò esprimermi. Quindi, a breve sicuramente otterrò questo studio e poi con lo studio vedremo con i tecnici cosa decidere. Chiaramente noi quello che vogliamo fare è realizzarlo lo stadio, ma credo che questo lo vogliano tutti. Non è una struttura quella, non è un impianto come potrebbero essere altri, diciamo di minore importanza. Quello è l'impianto più importante dei giochi del Mediterraneo. L'impianto e qui ci sarà la manifestazione principale, ci saranno le partite più importanti e sarà il fulcro dei giochi del Mediterraneo. E quindi diciamo che quello è l'obiettivo che dobbiamo centrare tutti insieme, ma non Ferrarese, credo che lo voglia sicuramente e soprattutto lo vuole l'amministrazione comunale, quindi il sindaco in testa, sarà quello l'obiettivo di centrare, sarà quello appunto di realizzarlo. E se si tratterà di realizzare un progetto che è quello che ho visto, che ho guardato attentamente, e ora realizzarne un altro, non dipenderà da me, non dipenderà da noi, ma dipenderà da quello che si potrà fare con i tempi, purtroppo poco tempo che è rimasto per realizzare il nuovo stadio o lo stadio più che ristrutturato. Io penserei a una grandissima e importante valorizzazione. Ristrutturazione mi sembra abbastanza. Presidente, posso porre due domande che ci chiedono un po' tutti i tifosi? Innanzitutto, perché, qualora non dovesse andare in porto la questione del progetto financing da parte della Gabbetti, tanti mi dicono: ma come si può ristrutturare uno stadio con 18 milioni di euro? La mia risposta è sempre stata: ma perché 18 milioni? Potrebbero essere 30, 40, una è questa. La seconda: ci sono i tempi, visto che tra 3 anni ci saranno, anzi saranno abbondantemente chiusi i giochi del Mediterraneo, qualora si dovesse optare per il famoso, il fantomatico progetto che ha grossi dubbi per quanto riguarda il sottoscritto, ci sono i tempi e i margini per portare avanti questa fantomatica, questo ennesimo progetto e questo che qualcuno si è venduto durante la campagna elettorale? Perché non vorrei, caro Presidente,
che si facesse la fine di quello che sta accadendo per l'ospedale San Cataldo e quello che sta succedendo alla Regione Tamburi, che per una rotatoria sono la bellezza, non so forse saranno passati un anno e mezzo. Quindi la domanda è: perché 18 milioni e ci sono i tempi e i margini qualora dovesse essere portato, dovesse essere deciso per fare uno stadio nuovo? Perché poi qualcuno non sa che ci potrebbero essere dei ricorsi al TAR una volta aperto il bando, poi il Consiglio di Stato, come è successo un po' a Palazzo Akita e un po' quello che è successo anche all'ospedale San Cataldo. Allora, per quanto riguarda i tempi sono strettissimi. I tempi sono stretti per realizzare oggi chiaramente qualsiasi cosa. Se io ho iniziato, immaginate, senza una mia struttura, perché chiaramente il commissario straordinario viene nominato dal governo con tutte sicuramente le armi possibili e immaginabili per cercare di risolvere e accelerare, però contestualmente il commissario deve dotarsi di una struttura per iniziare. Io non ho aspettato la struttura, ho fatto, sicuramente questo lo sapete, un sopralluogo con persone di mia fiducia, private, per ricominciare a capire la situazione di quello stadio, proprio perché capisco le difficoltà, capisco i tempi che non abbiamo e quindi volevo capire prima di avere una mia struttura. Per tentare di presentare poi, affidare un progetto. Per quanto riguarda i tempi, quindi sono strettissimi. Cosa decidere non lo decido io, ma lo decideranno i tempi in funzione del progetto che si vuole realizzare. Il miglior progetto o quello che c'era, ma che purtroppo vedo un progetto che comincia ad allontanarsi molto per quello che è la procedura che bisogna ancora seguire e che non è terminata, e per quello che è un appalto che a quel punto con un project dovrebbe partire, vede, tra gennaio, febbraio, marzo, e con una procedura che farebbe il comune, che purtroppo allontanerebbe di molto i tempi, in quanto il comune chiaramente al comune è normale, ci può essere il ricorso di chiunque, a quel punto contare il Consiglio di Stato e con demolizione e ricostruzione sarebbe un problema. Ecco, mi dica. Grazie. Commissario, volevo chiederle, intanto quel progetto fantomatico avrebbe, come dire, confinato, avrebbe ristretto la platea a appena 16.000 spettatori, il che significava e significa porre un freno eterno, invalicabile, alle ambizioni del Taranto, perché non parliamo di Serie A, ma già per una ottima Serie B 16.000 spettatori sarebbero una miseria. E poi, Presidente, quello stadio, ove mai fantomaticamente si fosse realizzato, si realizzasse, comporterebbe l'abbattimento del campo B, per il quale sono stati spesi fior di quattrini. Cioè, voglio dire, qui non è che giochiamo ai castelli di sabbia che si costruiscono e si demoliscono. Ecco perché l'idea della ristrutturazione, della riqualificazione, quella di fare dell'attuale Jacobone davvero una bomboniera riqualificata, mi sembra la soluzione più logica. Guardi, le ripeto, sicuramente noi troveremo, individueremo la strada migliore e io spero di poterlo fare con la massima collaborazione. E quello che stiamo facendo, io non sono abituato già nella mia vita a fare sicuramente polemiche, né voglio farle né con l'amministrazione di Taranto, né con le altre, men che meno con l'amministrazione di Taranto, che sarà e deve essere protagonista in questa manifestazione così importante a livello internazionale. Comunque, Presidente, mi scusi, per quanto riguarda la domanda che vi avevo formulato prima, perché 18 milioni? Quanto servirebbe qualora si dovesse decidere per portare a termine tutti i lavori di rifacimento di tutto lo stadio, no? Perché parliamo di 25.000 posti a sedere, coperto totalmente. Vorrei capire perché 18 milioni, perché questa amministrazione, perché si continua a parlare di 18 milioni? Io non credo che ci sia un chiarisco, niente. Chiarisco subito, quello che il master plan che è stato realizzato finora teneva conto di, diciamo, la logica
dello stadio che è stato progettato prima e teneva conto anche di altre situazioni. Oggi io andrò a lavorare, sto lavorando per redigere un nuovo master plan e non mi fermerò chiaramente su quelli che sono i numeri che c'erano, quindi 18 milioni è un numero così, poi noi vedremo cosa sarà necessario per lo stadio di Taranto per valorizzarlo al massimo, se dovesse essere non quel progetto precedente ma un progetto di grande ristrutturazione e valorizzazione. A quel punto io non mi fermerei a una cifra. Noi dobbiamo far diventare quello stadio, quindi il progetto sarebbe sicuramente un progetto importante per valorizzarlo al massimo, per farlo diventare un gran bello stadio, e quello che servirà noi investiremo in questa struttura, perché quello deve essere l'anello principale di collegamento di tutti gli impianti dei giochi del Mediterraneo e deve essere il fulcro, quindi da lì si partirà e poi a scalare ci saranno anche gli altri investimenti, ma lo stadio e lo stadio del nuoto, quindi la piscina coperta, saranno l'elemento principale dei giochi del Mediterraneo e poi al limite, se non dovessero arrivare altri fondi, noi a scalare potremmo anche pensare di togliere un po' ovunque, ma i giochi sono i giochi del Mediterraneo di Taranto, con gli impianti più importanti a Taranto, con i giochi più importanti a Taranto. Presidente, io condivido quello che sta dicendo. Noi siamo stati gli unici a partecipare alla gara per accaparrarci questi giochi del Mediterraneo, bisogna dirlo, siccome Taranto sono i giochi del Mediterraneo di Taranto, io credo che purtroppo le coperture, tutti i soldi debbano, non è questione di campanilismo questa, i soldi devono essere investiti sulle strutture del territorio tarantino. Purtroppo non ho sentito bene, però. No, dicevo, sui giochi del Mediterraneo, siccome Taranto è stata l'unica a partecipare quando è stata prescelta per fare i giochi del Mediterraneo, che tra l'altro erano del 2025, poi spostati di un anno, io credo che Taranto debba prevalere su tutto, cioè le strutture devono essere fatte, messe a nuovo e devono essere, per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, messe a disposizione dei tarantini. Poi ben vengano dove si faranno altre gare, però la priorità deve essere questa. Mi sembra senza una cosa legge che noi chiediamo. Noi partiremo dalle strutture più importanti, che sono chiaramente le strutture di Taranto, e delle strutture di Taranto le più importanti sono lo stadio Iacovone e lo stadio del Nuoto, e poi a scalare arriveremo ovunque e chiaramente vedremo, compatibilmente con quelle che sono le risorse, di cercare di lavorare altrove anche in altri comuni del Taranto. Per concludere, i tempi entro i quali verrà presa una decisione, come dire, definitiva, una volta per tutte? Ma guardi, noi nel giro di una sessantina di giorni presenteremo il master plan e poi a tamburo battente vediamo la progettazione fino ad ora a che punto sta, e poi dalla progettazione che noi avremo, della quale saremo in possesso, poi da lì partiremo per iniziare ad appaltare ovunque con i progetti. E speriamo, Presidente, Commissario, che magari il Sindaco Melucci sia un po' più calmo, perché questa vicenda dello stadio, quasi quasi quello stadio che lui voleva nella sua fantasia, lo ha reso un po' nervoso, no? Quasi fosse geloso della sua persona, lo dico così col sorriso, ma no, c'è un grosso fondo di verità. Vi prego, io non voglio entrare in questo. Presidente, non la facciamo entrare, ma vogliamo mettere in difficoltà. Allora, le ultime due domande, Presidente, siccome ci sono tantissime persone collegate. Lei ha parlato di 60 giorni. 60 giorni sta a significare che avremo il quadro definitivo del master plan dei giochi del Mediterraneo. Quindi molto probabilmente
i lavori, qualora si dovesse presentare il progetto, i lavori per fatta da quello, dalla mia esperienza, no, dal vissuto che vivo all'interno del Consiglio Comunale, molto probabilmente partiranno verso la fine della primavera del 2024. L'altra domanda è: ma lo stadio sarà demolito e fatto a settori o sarà una chiusura totale dello stadio? Guardi, noi se dicessi oggi cose senza aver avuto dai miei ingegneri le risultanze di quello che è stato il sopralluogo, rischierei di dire cose non vere, non sono abituato. Io devo soltanto chiudere perché sono uscito, ero con gente e sono uscito perché chiaramente volevo rispondervi, però voglio dirvi questo. Io quello che vogliamo fare, anche se chiaramente siamo in ritardo su tutto e dobbiamo risolvere il problema per accelerare, per compensare quello che è il tempo perso e quindi per accelerare, quello che io spero che ci sia soltanto una grande collaborazione da parte soprattutto della città di Taranto, da parte dell'amministrazione, che non vuol dire l'amministrazione soltanto chi governa la città, ma da parte di tutti coloro i quali hanno a cuore i giochi del Mediterraneo, quindi parlo di opposizione, parlo di maggioranza, perché i giochi del Mediterraneo non sono di un colore politico, i giochi del Mediterraneo sono di tutti i cittadini e soprattutto di chi li rappresenta, in questo caso l'amministrazione, quindi i consiglieri comunali, la giunta, il sindaco, eccetera, parlo di Taranto città. Quindi io quello che mi aspetto è la grande collaborazione. Io sicuramente sarò molto collaborativo e lavorerò a fianco dell'amministrazione per cercare di risolvere tutti i problemi e per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Ho fatto sempre nella mia vita e anche in questo caso continuerò a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Mi aspetto chiaramente una grande collaborazione. Quello che faremo dipenderà dagli ingegneri, dagli strutturisti, da coloro i quali hanno già visto le strutture che mi stanno facendo una relazione e poi si deciderà. Qualsiasi cosa si deciderà, Taranto sarà protagonista. Sono convinto che insieme realizzeremo qualcosa di molto importante per una manifestazione che è la più bella degli ultimi. Ecco, commissario, vogliamo strapparle una promessa: quando sarà tutto definito e quindi ci sarà l'ufficialità, il cronoprogramma, le idee chiare su quello che sarà definitive sullo stadio di Iacovone, ci farebbe davvero piacere che lei incontrasse la tifoseria rossoblù, perché ripeto, lo stadio è patrimonio della città, è patrimonio dei tifosi, è un unicum con la città di Taranto ed è bello che lei, nella veste di commissario, incontri la cittadinanza senza voler scavalcare nessuno, per l'amor di Dio, ma espletando quello che è il suo ruolo istituzionale e tecnico, possa, come dire, incontrare i tifosi. Sono d'accordo con voi, non soltanto, io incontrerò sicuramente, dirò a tutti come stanno le cose, perché queste cose si fanno e si agisce sempre con la massima trasparenza, non rappresentiamo noi stessi, ma rappresentiamo il governo che ha deciso di darmi questa responsabilità, e quando si rappresentano gli altri il tutto si fa con la massima trasparenza e spiegando a tutti come stanno le cose. E quindi sicuramente farò questo, sicuramente incontrerò tutti i consiglieri, incontrerò l'amministrazione, incontrerò i tifosi, perché chiaramente spiegherò loro quella che sarà la decisione. E ripeto, qualsiasi decisione sarà presa nell'interesse della città, nell'interesse dello sport di Taranto, nell'interesse delle strutture di Taranto, perché si realizzi al meglio questa manifestazione. Vi auguro una buona serata. Grazie, consigliere, è stato veramente disponibilissimo e ha fatto chiarezza. Grazie ancora per la disponibilità, una buona serata anche a lei. Buonasera, presidente. Buonasera. Grazie.